Mi chiamo Guido, vengo da Palestrina in provincia di Roma, ma vivo ormai da 13 anni a Genova. Sono un ottico contattologo e sono specializzato in strumenti astronomici, quindi telescopi ed altro, e quindi la fotografia associata ad essa. E, attualmente fotografo principalmente per le agenzie di microstock, che in Italia vengono un po' snobbate dai professionisti e frequentate principalmente dai fotoamatori, mentre all'estero hanno pari dignità rispetto a qualsiasi altro settore fotografico. Io le considero un'ottima palestra sia per la creatività che per la crescita tecnica, e si impara soprattutto ad essere severi con se stessi. Poi ovviamente sono appassionato di un po' tutti i settori della fotografia, dal paesaggistica, la macro, la street, il ritratto, il ritratto sia ambientato sia in studio. E ho una Yashica FX3 2000 Super, una Nikon F600 e due corpi digitali, una Nikon D3100 e un'Olympus E410. Poi ho per ciascuna il proprio kit, quindi il kit Zuiko per l'Olympus, per la Nikon invece ho un Nikkor 35 mm F2.8, il Sigma 70-300 e poi due flash, un Metze e un Yongnuo manuale, col quale praticamente, oltre a Trigger Ipio, col quale praticamente mi diletto a fare un po' il lampista. E poi a queste affianco anche un rifrattore iPhone 8500 apocromatico che uso sia per fotografie astronomiche sia poi per fotografie a livello terrestre. Nella mia fotografia sono spesso guidato dall'istinto, e però i miei scatti sono spesso ragionati e costruiti. A volte comunque sono ispirato soprattutto da quello che mi succede nella vita. Ci sono per esempio, c'è una serie di miei scatti che si chiama Inside Me, dove ho voluto praticamente togliermi quella maschera sempre sorridente che ho di fronte agli altri, e ho voluto far vedere la mia sofferenza in un determinato e particolare momento della mia vita. E quindi l'ho costruita proprio, ho deciso proprio di ricreare una maschera utilizzando una maschera all'argilla, il Domopack della cucina, e me la sono strappata via lentamente di dosso man mano che scattavo. Quindi sono sì emozionali, ma sempre molto molto costruiti e ragionati. Non ho soggetti preferiti quando scatto. Come dicevo poc'anzi, fotografando per i microstock, beh, cerco di fare fotografie tra virgolette vendibili, però comunque mi piace qualsiasi tipologia di fotografia, dalla macro al ritratto, e tutto ciò che comunque colpisce il mio interesse cerco di immortalarlo, e perché poi comunque è qualcosa di mio, unico, cioè la mia visione di quello che vedo. Quando io scatto e guardo attraverso l'obiettivo, l'oculare, ho la sensazione di essere solamente io l'artefice di quello che vedo. Spesso si dice che si prende una fotografia. Io sono ancora uno di quelli convinti che che la fotografia la faccio, perché è solo mia, solo io fotografo in quell'istante, solo io ritaglio la realtà e è l'idea che io ho della realtà. Quindi questo è quello che normalmente mi viene in mente ogni volta che metto l'occhio nel mirino della macchina fotografica. L'idea che ho io della fotografia è che la fotografia è gioia, dolore, impegno, gioco. La fotografia è condivisione, e questo è lo spirito con cui io scatto. Spero che tutti quanti facciano allo stesso modo. La fotografia è appunto condivisione e non è divisione. Saluto tutti quelli che stanno guardando questo video e che spero non si siano annoiati troppo con le mie farmacevticazioni.